a ballo con questo strumento, con la mediana pipia. We'll be right back.
Mille, Ande. Ieri parlando, ascoltando la fisarmonica di Massimo Perra, abbiamo parlato un po' della struttura dei balli per fisarmonica e dicevamo che fondamentalmente la struttura dei balli viene mutuata perfettamente dalle launeddas. Insomma, si tratta i balli campidanesi hanno un'architettura molto complessa, articolata, raffinata, insomma, che poi è passata su altri strumenti, ma che fondamentalmente viene dal repertorio delle launeddas. Allora, ieri un po' l'abbiamo fatto, riprendo un po' di questi aspetti che ci permettono poi oggi, adesso, di ascoltare il prossimo ballo, magari in maniera un po' più consapevole. Come dicevamo ieri e come avete già sentito, i balli campidanesi normalmente iniziano con un'introduzione, una breve introduzione al ritmo libero, che serve, quindi sulla quale non è possibile ballare, che serve al suonatore per iniziare a riscaldarsi, per controllare l'accordatura dello strumento, e quando i balli sono contestuali ai ballerini per iniziare ad avvicinarsi al centro della piazza, a formare il cerchio per iniziare a ballare. Dopo una introduzione che può essere più o meno breve, inizia la fase del ballo vero e proprio, quindi si inizia a percepire che il ritmo viene marcato e da quel momento in poi i ballerini possono ballare. La concezione estetica di base di un ballo campidanese è quest'idea della continuità. A differenza di altre strutture musicali, ma anche dei balli, per esempio, del centro Sardegna, non c'è un'idea ciclica per cui un percorso, un qualcosa che è stato già fatto poi deve tornare, ma c'è piuttosto un'idea lineare. Qualunque frase musicale viene presa, viene proposta, viene suonata e poi viene abbandonata. Insomma, il percorso di una suonata per launeddas è più simile a un fiume che scorre, appunto, che non ad una serie di elementi o di fasi che vengono proposte e poi tornano, insomma. Alla base c'è proprio questa idea di variazione continua. Voi sentirete in una suonata per launeddas una frase musicale che viene proposta, poi magari viene riproposta, ma mai identica, sempre leggermente variata in qualche piccolo particolare. Questa frase viene sviluppata con una serie di variazioni e poi abbandonata e si passa ad una successiva. E quasi mai, molto raramente, una frase già suonata poi torna più avanti nella suonata, insomma. Questo è il principio generale. Queste frasi di cui vi parlo, questi elementi di base, questi mattoncini, li abbiamo chiamati ieri, che costituiscono la suonata, prendono il nome di nodas e sono caratterizzati dal fatto, fondamentalmente dal fatto di essere tripartiti, cioè composti da tre elementi. Quindi ognuno di questi mattoncini che si succedono uno dopo l'altro, sempre diversi, sono composti da tre elementi. I primi due e l'ultimo che viene chiamato serrada proprio perché dà il senso di chiusura, di finale, di frase. Esistono fondamentalmente due tipi di nodas, cioè quelli in cui ognuno di questi tre elementi è diviso in ulteriori tre parti e quelli invece in cui ognuno di questi tre elementi è diviso in due parti. Quindi abbiamo le nodas, diciamo, del primo tipo che sono composte da 3 più 3 più 3. E invece le altre note che sono composte da 2 più 2 più 2. Insomma, già questi elementi ci permettono un po' di seguire, di apprezzare meglio una suonata nel suo sviluppo. Sentiamo magari un altro ballo, magari una fiudetta, no? Provo, se riesco, almeno all'inizio con le dita, insomma, ad indicarvi queste strutture, ma poi sono molto intuitive, insomma, si percepiscono. Poi abbiamo detto che la maggior parte di voi ballano, per cui hanno familiarità, insomma, con queste strutture. Quindi cambiamo concerto, cambiamo strumento, sempre un ballo, una musica di accompagnamento al ballo campidanese, ma con un altro strumento che si chiama appunto fiudetta. Thank you.
Dicevo all'inizio, presentandovi Andrea, che ha un po' percorso tutto, diciamo, le diverse carriere, le diverse possibilità che questo strumento dà oggi in Sardegna. Cosa intendevo dire? Vi parlavo di accompagnamenti religiosi, insomma, e una delle attività di Andrea in passato e ancora oggi è quella appunto di accompagnare le processioni religiose, insomma.
questa cosa per fortuna in Sardegna, nel sud Sardegna, esiste ancora molto vitale oggi come un tempo. Insomma, i comitati organizzatori delle feste chiamano Andrea, lo contattano come osservatore di Launeda, e la sua attività è appunto quella di accompagnare la statua del santo, i simulacri dei santi, durante tutte le fasi della festa e delle processioni. Ed è un'attività, insomma, che ancora fa parte dell'attività musicale di Andrea. Ci sono poi i balli in piazza, forse quelli un po' più rari rispetto al passato, ma ci sono ancora, insomma, diversi paesi in cui è la gente a ballare in piazza e la gente vuole ballare con le Launeddas, e Andrea, insomma, ha sicuramente esperienza da questo punto di vista. Poi c'è il lavoro, il rapporto con i gruppi folcloristici, appunto, portano nelle piazze i balli delle diverse aree dell'isola, e anche con Elmas, insomma, c'è una bella collaborazione. Ma Andrea ha bazzicato molto, ha frequentato molto anche altri ambiti, ad esempio, che ormai sono molto comuni agli strumenti etnici, come si chiama, gli strumenti di tradizione orale, che sono ad esempio i festival internazionali di world music di musiche etniche e così via, per cui Andrea spesso viene chiamato come solista, insomma, in diversi contesti nazionali o internazionali, a presentare lo strumento in questi grandi kermesse, grandi incontri in cui strumenti etnici delle diverse parti del mondo si incontrano e suonano. E immagino anche la frequentazione con questo ambiente, con gli ascolti di questo genere che viene chiamato world music, l'ha portato invece verso altri repertori, che sono quelli della, usando etichette forse un po' abusate, della contaminazione, dell'esperimentazione, insomma, quelle esperienze musicali in cui la musica sarda si incontra con altre culture musicali e dà vita appunto a delle musiche, a dei repertori che sono appunto una commistione tra queste diverse musiche. L'avrete già intuito perché avete visto qui sul palco degli strumenti che non sono delle Launeddas, ma Andrea non è qui solo, quindi sentiremo delle cose assieme ad un altro musicista. Volevo però prima chiedergli un po' se ci racconta questo passaggio dalla pratica, diciamo, tradizionale delle Launeddas a queste nuove curiosità. Ci tengo a precisare che ovviamente, come avete sentito anche in Andrea, continuano a esistere le due cose. Insomma, praticare una musica non significa abbandonare l'altra. Andrea ha piena competenza delle suonate tradizionali, ma anche molto gusto nello sperimentare, nel proporre queste nuove musiche. Sì, dunque, questa è una delle domande più difficili che uno mi può fare, perché comunque io stesso non so spiegare da dove viene comunque questa voglia di uscire fuori dal tradizionale, comunque di spaziare. Mi verrebbe troppo facile da dire nei viaggi che faccio, nei festival di folklore, sento i nuovi musici, ma penso a tutt'altro che a quello. Quindi è un qualcosa che mi nasce veramente dentro, cioè non lo so, c'è qualcosa di una sorta di sesto senso musicale in più che ti fa andare avanti, che comunque oltre ai limiti che c'è allo strumento, limiti comunque relativi, perché sulla tradizione della Launeda ce n'è che non bastano davvero 10 vite. Quindi ti viene da, oltre al tradizionale, oltre all'universo tradizionale, ti viene da pensare, ma questo è minore, ma questo si può fare, qualche scala di nuovo, così. E quindi diciamo che io lo dico molte volte che mi definisco un archeologo del futuro, quindi scavo sullo strumento, però non per riportare il passato, per tirar fuori il futuro, comunque. Gran bella risposta. Grazie. Questi incontri tra culture musicali diverse, tra musiche diverse, spesso sono anche incontri tra persone, ovviamente. E Andrea ha diverse esperienze, insomma, io, come dicevo, lo conosco da tempo, insomma, lo apprezzo da tempo. Ha avuto diverse esperienze di collaborazioni. Quella forse più fruttuosa e quella più attiva in questo momento è appunto quella con Vanni Masala, che è qui seduto tra di voi, che tra un po' ci raggiunge sul palco. Anche lui, insomma, un percorso in qualche modo simile a quello di Andrea, perché ha una solida preparazione di musicista tradizionale. Vanni Masala suona l'organetto, viene da un'importante tradizione familiare. Suo nonno era Tonino Masala, un famoso suonatore di Nughedu Santa Vittoria, uno dei suonatori più importanti della vecchia generazione, cioè intendo di quei suonatori che sono stati tra i primi a registrare, che sono stati il modello di riferimento per la maggior parte dei suonatori attivi oggi. E quindi Vanni, insomma, viene da una tradizione familiare, suo padre stesso è un musicista che suona anche assieme a loro.
e ha esperienza di tutti i contesti dell'organetto nella tradizione, ma anche lui insomma ha un grande interesse per la sperimentazione, e questo incontro tra i due è molto fruttuoso, molto interessante sotto tanti punti di vista. Dal punto di vista musicale è stato fruttuoso, dal punto di vista discografico insomma hanno di recente realizzato un disco che è molto bello, suonano tantissimo assieme, e insomma Vanni era qui, gli abbiamo chiesto di raggiungerci e aveva anche gli strumenti con sé, per cui insomma ci fa questo bel regalo. Io chiederei a tutte e due, a uno dei due, di dirci qualcosa, farei a questo punto spiegare a loro come nasce il loro progetto di sperimentazione e anche di introdurci alcuni esempi musicali, insomma alcuni ascolti. Dunque, il nostro incontro è iniziato comunque diversi anni fa, tipo circa 5 anni fa, giusto? Sì. Così. Da lì comunque... È proprio a Billingham col gruppo Folk Sumasu di Elmas, quindi cadiamo proprio a pennello. La colpa è loro nel caso. Diciamo che dal nostro incontro, confrontandoci musicalmente, comunque parlando così, vedendo che abbiamo comunque le stesse passioni, la stessa voglia comunque di evadere, di espandersi musicalmente, abbiamo fatto... incrociare comunque quello che era l'uscire dal tradizionale con le lamedas e quello che era l'uscire dal tradizionale con l'organetto. Li abbiamo fatti scontrare, li abbiamo messi dentro il mixer, abbiamo frullato tutto. E niente, è uscito comunque il primo lavoro discografico che abbiamo fatto è stato Sonadores in Ramadura, perché ne abbiamo fatto due, uno è Sonadores in Ramadura, l'altro è Frillu. La prima esperienza discografica che abbiamo avuto è stata, diciamo, una conoscenza così, dove siamo voluti restare sul tradizionale. Il secondo lavoro discografico invece è stato proprio una consacrazione, appunto il disco l'abbiamo chiamato Frillu, che è una parola composta dal free in inglese che vuol dire libero, dillu che vuol dire comunque il sardo, un ballo sardo, il dillu, che quindi vuol dire che partiamo dal sardo per esprimerci liberamente, free, e quindi da lì la parola free. Se posso, un aspetto che è emerso anche ieri, parlavamo di, diciamo, della la parte della sperimentazione di Massimo Perra, e questo aspetto del ballo come elemento cardine tornava anche ieri, cioè sentirete nel loro repertorio, sentiamo qualcosa anche oggi, ci sono delle musiche di nuova composizione che hanno in qualche modo un'aria di musica sarda ma che non sono legate al ballo, però parte delle loro nuove composizioni conservano le strutture ritmiche del ballo, tant'è che la loro poi attività spesso è a suonare nelle piazze con queste loro nuove musiche, ma che di fatto possono essere ballate, per cui certo. Insomma, io sono stato con tanto di facce scontente del pubblico quando facciamo le variazioni. Si scontente non so, io sono stato da Oristano. Ci odiano a volte. Sono stato a Oristano a sentirli e insomma loro suonavano, si divertivano e c'erano forse 200-300 persone che ballavano. Sì, insomma, sì. E ai tempi d'oggi avere 300 ballerini in piazza insomma non è tanto comune. Anche di più. Anche di più, sì. Benissimo. Ci fate sentire qualcosa? Sì, facciamo, giusto per iniziare, un pezzettino con la Lamedas modificate. A modo mio, così, un po' la Lamedas e tamburo, poi facciamo la Lamedas organetto. Perfetto. Con modificate intende che Andrea utilizza un concerto, quindi una tipologia di strumento, una serie di note nelle due canne che non sono quelle dei concerti tradizionali. Thank you.
Allora, intanto buonasera a tutti, che non ho neanche salutato, perché mi hanno privato del microfono. No, scherzo, adesso facciamo quanti pezzi? Tre pezzi. Facciamo un paio di pezzi organetto Launedda, se possiamo iniziare con un passo do ra un po' sperimentale, poi facciamo una sorta di ballito sperimentale e poi il brano fondamentale dell'ultimo lavoro discografico che si chiama Frillo. Qui, visto che lo cito, non l'hanno citato, ve lo faccio vedere perché ce l'ho. E, tanto se siete interessati, credo che ne abbiano anche alcune copie qui con loro, per cui alla fine insomma, potete anche acquistarlo. Allora, passo d'orau, giusto come prima cosa. Thank you.
Bene, grazie mille ad Andrea, insomma, per aver
preso parte alla manifestazione, a Vanni per averci fatto questa sorpresa, a voi per la presenza. Se avete piacere, noi saremo qui domenica alla stessa ora con Giuseppe Orro e poi lunedì con i Poeti Improvvisatori. Grazie.